Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse sono Riccardo Marelli, ho 33 anni e sono un life coach professionista diplomato. Finalmente trovo il tempo per farvi questo video, o più che il tempo dovrei dire il giusto settaggio, perché alla sera con questo caldo mi metto un po' più comodo. È un periodo di vita personale che vorrei in parte condividere, perché mi sto mettendo alla prova. Sto scoprendo delle dinamiche relazionali che non mi piacciono, quindi questo video vuole essere anche in parte una sorta di auto-coaching, se mi passate il termine, costruito. Non ho scritto niente, andrò a caso. Però è un argomento che mi frulla da qualche giorno e siccome tengo a questo canale, credo che sia arrivato il momento di sviscerarlo. I social network, se utilizzati in un certo modo, possono accorciare le distanze e questo penso che sia un parere abbastanza oggettivo. Allora, penserete che chiunque è in grado di restare in contatto con chiunque. Ma sappiamo che molto spesso non è così. Quando parlavo di queste dinamiche con i miei insegnanti, molto spesso mi chiedevano che se il messaggio che io stavo aspettando lo avessi mandato io per primo. Ma una dinamica che non ho avuto il tempo materiale di approfondire con i miei master coach è stata l'idea di essere dato per scontato. Mi sembra di notare all'interno delle mie relazioni di questo periodo un po' più di curiosità da parte di quelle più giovani, nate prima, e un po' più di essere dato per scontato da quelle più navigate. E so che state pensando, perché non provi a mandare un messaggio tu? Mi sembra che ci sia all'interno della mia cerchia uno stato di confusione relazionale, che non è detto sia negativo, all'interno del quale chi mi conosce di più si aspetta sempre il primo passo da me e chi mi conosce di meno invece magari ha ancora qualche curiosità, qualche domanda, qualche mistero irrisolto, se mi passate l'espressione anche qui. Ecco, a me sembra di assistere a una specie di corteggiamento, ecco perché prima ho parlato di confusione nelle relazioni, perché io non penso di essere una persona estremamente rigida in ambito relazionale, però nella mia scala dei valori le cose si fanno sempre e comunque in due, sia al positivo che al negativo. Non posso essere sempre io a sbagliare, come non posso coricarmi su quattro cuscini dicendo che sia sempre colpa degli altri. Quello che mi manca è la reciprocità, e che mi ha dato l'idea per questo video. Prima ho menzionato i social network perché abbiamo la possibilità di rimanere in contatto con chiunque, ma si crea questo circolo per cui io non scrivo, Tizio non mi scrive, Tizio pensa che io non vada bene perché non scrivo, io penso che Tizio non sia interessato perché non scrive, alla fine nessuno scrive a nessuno. Soprattutto prima di iniziare questo percorso, ho attuato delle dinamiche che non mi hanno portato a niente di buono, niente di produttivo, come per esempio la ricerca spasmodica di contatti, sempre e comunque 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Poi ho avuto il periodo della chiusura, però anche quello non mi fa bene perché aspettarci che le cose cadano dal cielo senza che siamo noi a metterci del nostro non è un atteggiamento produttivo. E non lo dico io, diciamo che è un po' una specie di legge universale.
Luogo comune vuole che siano le persone che conosciamo da più tempo, quelle che si interessino maggiormente a noi e alle quali noi ci interessiamo di riflesso. Tuttavia, come ho detto prima, sto vedendo che non è così e questo mi ha portato a riflettere molto, mi ha portato a fare anche molta autocritica. Sono arrivato a chiedermi anche dove avevo sbagliato e la conclusione è stata quella che sì, probabilmente avrò anche sbagliato qualcosa, ma fin tanto che l'altra persona non esprime il suo disagio nei miei confronti, non posso nemmeno continuare a vivere con il senso di colpa di aver sbagliato qualcosa. Quindi, io quello che posso fare è fare appello, se questo video verrà visto da persone che conosco, di farsi avanti se c'è qualcosa sulla quale possiamo parlare, io sono disponibile. Altrimenti non posso tirare ad indovinare e rimarremo con un grosso punto interrogativo, seppure figurato, stampato sulla faccia, e dovrò lavorare su me stesso per imparare a convivere con più momenti di solitudine rispetto a quanti già non ne abbia, e mi sembrano veramente tanti. L'invito che faccio a tutte le altre persone è di rompere questa dinamica del io non mi scrivo, tu non mi scrivi, quindi non ci scrive nessuno, quindi non te ne importa nulla di me. Nel momento in cui una relazione non vi fa stare più bene, il coach non vi può dire rompila, perché quella di romperla sarebbe un consiglio e, come abbiamo sempre detto, i coach non danno consigli. Se un cliente viene da me e mi parla di una relazione che non lo fa stare bene, un'idea che mi verrebbe, perché sia lui o lei a trovare le risposte, sarebbe ad esempio quella di inizio sessione di scusate, a fine sessione di proporre l'esercizio di fare una lista dei pro e i contro di quella relazione. Alla sessione dopo leggeremo i pro e i contro della relazione e da lì, come coach, il mio compito sarà ancora una volta, casomai, quello di fare domande mirate. Se state parlando con un amico, allora la cosa è diversa, potete permettervi, se mi passate il termine, di dare dei consigli. Non lo so se ci sono delle domande sui consigli che voi possiate avere. Io al momento non ho un'idea di video sui consigli. Se avete degli argomenti che volete approfondire, potete chiedermeli qui sotto in un commento. E come al solito vi ricordo che sono sempre disponibile quest'anno, anche nel mese di agosto, visto che non ho lavorato negli ultimi mesi, per almeno 3 persone per fare sessione di coaching. La prima chiamata è gratuita di 20 minuti, dopodiché se entrambi decidiamo di iniziare un percorso di crescita insieme, si darà inizio ad un percorso di 10-12 incontri a seconda del bisogno. Per informazioni e prezzi contattatemi come sempre in privato sulle mie reti sociali che vi lascio in descrizione nel box delle informazioni. Io vi saluto, vi auguro un buon mese di agosto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!